sportivi, bentrovati dal Palasport Nando Di Leo di Cerignola per questa puntata speciale di Diretta Basket dedicata al derby cittadino tra Allianz Unas ed Olimpica Basket. Vi possiamo dire che è stata una partita bella, intensa. Non vi diciamo il risultato, lo scoprirete nel servizio, ma vi anticipiamo che è stata una bella festa di sport in campo e sugli spalti. Le squadre e i loro tifoserie hanno dato vita a una bella festa di sport. E allora cominciamo subito con la cronaca della partita. Una bellissima festa dello sport in campo e sugli spalti, così è andata la dodicesima di ritorno del campionato di Serie C Silver, l'atteso derby tra l'Allianz Unas e l'Olimpica Basket. Partenza spumeggiante dei gialloblu di Gesmondo, che piazzano con Teofilo e Darvi il primo mini break 11-2. I primi punti dei padroni di casa arrivano con Serazzi e Boss. Un parziale riavvicinamento a meno 5, 10, 15 e 5 minuti e 30 dal termine del primo quarto, che si chiude sulle 19-20 per marito di una tripla da centrocampo di Ulano. Avvio di secondo quarto vibrante da entrambe le parti. Non ci si ferma un attimo, gli attacchi e le difese cercano di superarsi l'un nell'altro. È una serie di sorbassi e controsorbassi che entusiasma il foltissimo pubblico del Pala di Leo. Darvi e Teofilo insieme a Barreiro ci provano ad allungare sui biancazzurri, che rimangono costanti nelle trame di gioco. L'intervallo li porterà negli spogliatoi sul 33 pari. In apertura della seconda parte di gara, l'Olimpica piazza un più 7 con Teofilo e De Giorgio. Potrebbe essere la svolta, ma i cannibali trovano la rimonta per la seconda volta, ed altrettanto l'Olimpica, che piazza 4 punti di fila, 44 a 47. 13 effettua a chiusura del terzo quarto il 50 a 49 a piazza. Ultimi 10 minuti palpitanti in cui si potrebbe decidere tutto, fra decisioni arbitrali discutibili e qualche errore in attacco. La svolta negli ultimi 2 minuti di gara con Malat, autore di una tripla che fa esultare la tifoseria biancazzurra. Ma l'Olimpica non molla, con il cuore è sempre lì a giocarsela fino in fondo. Si chiude 66 a 62 per l'Allianz Unas. In ultimo ci piace segnalare il bellissimo spettacolo offerto dalle due tifoserie, che hanno incitato con grande pathos i loro beniamini anche durante i momenti più importanti del match. E di certo la Cerignola Sportiva ha scritto una bella pagina, e di certo ce ne saranno altre tra le due formazioni cittadine impegnate nel raggiungere obiettivi fondamentali per un finale di regular season che ha già regalato una sorpresa clamorosa: la sconfitta della capolista Nardò a Vieste, prossima avversaria dell'Olimpica sabato in casa, mentre l'Allianz Unas sarà di scena a Trani. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia. Gigi Marinelli, è stata un bel derby, finito 66 a 62 per voi, ma veramente proprio un bello spettacolo di sport, il campo sugli spalti, voi che ci avete messo il cuore, gli avversari hanno fatto altrettanto, ma alla fine avete prevalso di pochissimo. Sì, è stata una bellissima partita, forse tecnicamente non è stata il massimo, molto, molto nervosa, però è il derby, era anche tra virgolette normale. Come all'andata, capovolgimenti di fronte in tutto l'arco della partita, e noi con gli ultimi minuti, come all'andata, siamo riusciti a fare quel bellissimo in più. Tra l'altro è stato un bel match, soprattutto in difesa avete tenuto davvero benissimo. Sì, sì, abbiamo tenuto la partita, più passavano i minuti, più abbiamo trovato la chiave per fermarlo. Ci ho pensato durante la settimana, però diciamo nei momenti importanti siamo venuti fuori con i cambi sistematici. Senti, a questo punto trasferta difficile il prossimo fine settimana. Sì, perché è difficile, perché comunque Trani vuole, così come l'Olimpica, entrare nelle prime 8 posizioni, di conseguenza sarà una partita dentro fuori per loro, e per noi comunque sarà una partita sicuramente difficile, come tutte le altre. Del resto non ci possiamo rilassare psicologicamente, venendo da 15 vittorie, poi Nardò, oggi il derby e più le altre che verranno, i playoff, penso che i poveri ragazzi non potranno prendersi la pausa se non quest'estate. Ciccio Teofilo, è stata una bella partita, un bel derby, tutto cuore, tutta grinta, non è bastato, però avete lottato davvero molto bene. Non è bastato, perché a differenza loro sono arrivati, secondo me, gli ultimi minuti più lucidi di noi. Questa, ovviamente, noi ce la siamo giocati da arrivare. Questa è l'unica spiegazione che mi sono dato, abbiamo fatto un bel derby, corretto da entrambe le parti,
ha visto pure un bel pubblico, a me giocare davanti a questo pubblico è troppo bello. Tra l'altro voi questi tifosi vi hanno, sono stati calorosi, non vi hanno mai mollato, vi hanno sempre incitato. Tra l'altro voi siete partiti bene da primo quarto perché avete avuto un mini break fino ad arrivare all'intervallo lungo sul 30 pari. Siamo partiti forti perché avevamo deciso di impostarla così la partita, poi siamo riusciti bene, ma sapevamo che di rientrare sarebbero rientrati, sarebbe stata una partita punto a punto fino alla fine, infatti così è stato. Poi nelle azioni decisive loro sono stati bravi a segnare, siamo arrivati nella luce. Senti, tra l'altro adesso avete un turno il prossimo weekend contro un'altra corazzata, Vieste, e lì non si sarà certo da scherzare. Arriva Vieste, noi diciamo che abbiamo 5 finali adesso. Certo. Vieste, Foggia, Manfredonia, le abbiamo tutte adesso. Però, come dico io a loro, o Vieste, o Monopoli, o del resto, l'importante è andare là, dare tutto e poi alla fine vediamo se riusciamo a portare a casa. C'è della felicità, Mattia Marchetti, al termine di un bel derby tutto cuore strepitoso, 66 a 62. Gran partita di cuore, ma ci eravamo allenati tutta la settimana e soprattutto dopo la sconfitta di Nardò c'era una gran voglia di tornare alla vittoria. Tra l'altro avete cominciato un pochino in sordina il primo quarto fino ad arrivare all'intervallo lungo sul 30 pari, poi piano piano siete andati bene fino a vincere veramente di poco. Sì, loro sono partiti alla grande, noi ci siamo stati con la testa, abbiamo già dimostrato nelle altre partite che quando siamo sotto siamo capaci comunque di rimanere lì, molto importante, oggi l'abbiamo dimostrato. Senti, adesso un bel weekend, prima una settimana di allenamento e poi la trasferta di treni. Sì, un'altra trasferta molto difficile, però ci arriviamo con una testa concentrata e vogliamo raggiungere il secondo posto, quindi non ci possiamo permettere passi falsi. Una bella festa in campo sugli spalti, ve l'abbiamo davvero raccontata nella miglior maniera possibile. Termina qui questa puntata di Diretta Basket, il ringraziamento va a tutti giocatori e tecnici delle squadre che ci hanno concesso le interviste che avete ascoltato, le due tifoserie che hanno dato vita a un bello spettacolo, ovviamente tutti voi che ci avete seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione e con il nostro telegiornale nell'edizione principale della sera alle 19. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata.